Siamo nella sede di Cologno, al serio. Come sta andando? Beh, io direi bene, siamo partiti un po' a rilento perché la mattina si alzano tutti tardi, giustamente il sabato. Però adesso l'affluenza è stata secondo me abbastanza buona, però diciamo che aspettiamo tutti nel pomeriggio perché c'è ancora gente che lavora il sabato, grazie a Dio. I preparativi per un evento del genere? Ma non è stato molto impegnativo, cioè c'è stata subito anche un'intesa con il presidente, quindi le sezioni ce le abbiamo e quindi va tutto benissimo, guarda. Siamo felicissimi anche di avere questo presidente. Ci è andata benissimo, eh. Buongiorno presidente, come sta andando? Benissimo, c'è una buona affluenza, la giornata è bella, c'è il sole e andiamo avanti. E allora mi piace questa cosa che i parlamentari della Lega sono un po' sparpagliati un po' ovunque. No, non sono i parlamentari della Lega, oggi sono i militanti della Lega. E cambiare sede, andare a vedere gli altri, com'è? Ah, nessun problema, uno che è militante della Lega è abituato a girare dappertutto, perciò non c'è problema. Mi fa piacere oggi che ho conosciuto anche delle persone nuove, ma tante le conoscevo. Giornata di primaria, fino a 3-4 anni fa... Impensabile. Effettivamente è una situazione strana, però è meglio così che vediamo la possibilità a tutti di esprimere il loro parere finalmente. Almeno anche i giovani possono votare, non c'è più bisogno di avere tanti anni di militanza. Direi che è una giornata positiva, bella, c'è una grande partecipazione, una gran voglia di venire a votare, mi aspetto una grande affluenza. Uno dei primi a votare, alle 9? Sì, alle 9:15, sì, tra i primi. Esatto. Allora aspettava queste primarie da tempo? Sì, era da tantissimi anni che le aspettavamo, per fortuna che hanno fatto le primarie. Sono contento, ma tanti... amici militanti sono contenti che abbiano organizzato le primarie per eleggere il candidato segretario ed è giusto che tutti i militanti siano coinvolti e tutti abbiano partecipato a questa votazione e non solo i delegati, perché poi a volte per strada si perdeva qualcosa, qualche pezzo si perdeva, invece così tutti sono direttamente responsabili dal voto che hanno poi espresso. Oggi è giornata particolare, ti sei svegliato, carta d'identità, tessera della Lega, pronto per votare le primarie, che sensazione è? Vabbè, è una situazione un po' strana perché alla fine io sono militante da pochi anni e è la prima volta che vado a votare un congresso federale, è una bella sensazione perché alla fine per la prima volta toccherà ai militanti scegliere comunque il destino del nostro partito, del nostro movimento. È abbastanza giusto perché oggi sono le primarie della Lega e da noi, dal nostro voto uscirà il nostro segretario federale. Quindi sono venuto per esporre la mia idea e dare il mio voto. E siamo con il vicepresidente del seggio. Come sta andando la votazione? Sta andando bene, siamo proprio soddisfatti. Qua a Bergamo evidentemente è sentita questa votazione. Hai appena votato, sensazione? Orgoglioso e sicuramente felice. Giacomo Stucchi, ancora una volta la Lega qui a Bergamo risponde, l'affluenza è davvero alta. Sì, l'affluenza alta è un buon segnale, un ottimo segnale per la salute del movimento, ma soprattutto perché i militanti hanno capito l'importanza di questo momento, l'importanza storica per la prima volta chiamati a scegliere direttamente il nuovo segretario federale, una scelta che è stata premiata dalla loro partecipazione, quindi condivisa dalla base. È una scelta che impegnerà anche i delegati al congresso. Scelta particolare, strana, per la prima volta nella Lega, le piace? Molto, nel senso che il sistema primario dovrebbe essere utilizzato a qualsiasi livello, per la scelta dei candidati sindaci nei comuni, per la scelta dei candidati ai consiglieri regionali, parlamentari, qualsiasi livello, perché se hai la condivisione sulla tua candidatura della base, della militanza vera, quella che tutti i giorni tira la carretta, allora vuol dire che sei una persona che è ritenuta giusta per ricoprire certi ruoli. Se invece pensi di importi solamente perché sei l'unico che magari ha un titolo di studio o pensa di poterla sapere più lunga degli altri, questo non va bene, non è la Lega che piace a me. Siamo in coda per le primarie della Lega, ti aspettavi così tanta affluenza? No, sinceramente, quando ho visto che c'era tutta questa gente fuori, pensavo ormai è mezzogiorno e ci sarà poca gente, arrivo giusto a quel momento qua. Invece sono contento che ci sia molta gente. Sapeva già chi votare? Sì, ma è da molto tempo che almeno i militanti lo sanno cosa vogliono. Poi io mi fido, per me qualsiasi segretario, io dico vince la Lega comunque, cioè non ha importanza chi è il segretario, l'importante è la Lega. La scelta è stata facile, difficile, sofferta, già ponderata?
No, la scelta è stata ponderata, è stata sofferta, nel senso che sicuramente tutti e due i candidati sono candidati di altissimo livello e quindi le scelte sono sempre sofferte, soprattutto se si tratta di scegliere tra due persone assolutamente straordinarie e capaci, tra due leghisti, però le scelte vanno fatte.